Questo programma è offerto da Buona domenica e benvenuti all'appuntamento settimanale dell'informazione di Canale 8 con il VG8 7 giorni. Abbiamo preparato quelli che sono i servizi più importanti della settimana, tra cui i Ficarazzi in cui vi è stata la morte di un uomo che è stato ritrovato carbonizzato, e invece a Villabate arriva il Teatro delle Palme, e mentre a Palermo purtroppo la mafia anche all'interno dell'orto frutticolo. Guardiamo i servizi. Ficarazzi. Un uomo muore carbonizzato. Dramma ieri nel palermitano. Giuseppe Napoli, 55enne di Ficarazzi, ha perso la vita nell'incendio divampatosi nel suo magazzino. L'uomo, che da tempo soffriva di un forte stato depressivo causato dalla crisi economica e dalla fine del suo matrimonio, viveva nel garage insieme ai rottami raccolti che in giro poi rivendeva per cercare di sbarcare il lunario. Napoli aveva anche ricevuto una denuncia per stalking da parte della moglie. Le indagini dei carabinieri non trascurano nessuna pista, ma escludono il dolo. La più probabile sarebbe proprio essere il suicidio. Persone vicine all'uomo hanno infatti dichiarato che la vittima potrebbe anche aver deciso di togliersi la vita. Villabate. Arriva il Teatro delle Palme. È stata approvata e finanziata con 95 milioni di euro dalla Regione la realizzazione di diverse infrastrutture. 2,5 sono già destinati al Teatro delle Palme di Villabate. L'intero Consiglio Comunale e la cittadinanza apprende con gioia la notizia. Anche le associazioni culturali sono soddisfatte, poiché potranno permettere a talenti, soprattutto locali, di mettere in scena le proprie potenzialità. Palermo, maxi sequestro da 250 milioni di euro. Il clan Galatolo spadroneggiava l'ortofrutticolo. Le mani della mafia nel mercato ortofrutticolo di Palermo. Secondo un'indagine della DIA che ha portato ad un mega sequestro di 250 milioni di euro, il clan Galatolo decideva tutto, anche quali carciofi dovevano essere venduti, merce rigorosamente prodotta da amici. Cosa Nostra, grazie all'aiuto di alcuni stendisti, stabiliva anche il prezzo della frutta e controllava il confezionamento ed il trasporto della merce. I 5 uomini, Angelo e Giuseppe Ingrassia, Pietro La Fata, Carmelo e Giuseppe Vallecchia, che sarebbero vicinissimi a Cosa Nostra e che appunto erano degli insospettabili imprenditori proprietari di stand all'interno del mercato ortofrutticolo, avrebbero permesso alla mafia di dominare il settore grazie anche alla cooperativa Carovana Santa Rosalia, che si occupa di compravendita di frutta, imballaggi, trasporto e vendita di cassette in legno e facchinaggio. Un lavoro assolutamente redditizio visto l'elenco del sequestro. 13 aziende, 20 immobili, 14 veicoli e numerosi rapporti finanziari e bancari per un totale di 250 milioni di euro. Ficarazzi, restituiti i beni al pentito Loverso. La famiglia del pentito Stefano Loverso, ritenuto fedelissimo di Bernardo Provenzano, grazie alla decisione della quinta sezione della Corte d'Appello di Palermo, rientra in possesso dei propri beni, soprattutto terreni e appartamenti, che erano stati acquisiti in maniera lecita. Il decreto ha inoltre revocato le misure di sorveglianza speciale sempre per Loverso, assistito dagli avvocati Monica Genovese, Giussi Loredana Russo e Santi Magazzù. I beni che tornano alla sua disponibilità sono 5 terreni, 2 immobili e 4 appartamenti a Ficarazzi, insieme ad un altro terreno in contrada Cordova e un altro in contrada Baida, un edificio di 2 piani in contrada Pezzotto. Al figlio sono stati restituiti 2 terreni in contrada Baida e un appartamento.
Bagheria, fiume Eleutero inquinato. Interrogazioni da parte del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha indirizzato un'interrogazione al governo regionale, ai due assessori al territorio, ambiente e salute, sull'inquinamento del fiume Eleutero, che attraversa i comuni di Ficarazzi, Misilmeri, Bolognetta e Marineo. Secondo i grillini, vi sarebbe un nuovo versamento in mare della foce del fiume Eleutero. L'inquinamento del fiume pare sia dovuto al cattivo funzionamento dei depuratori di diversi comuni e ai prodotti chimici usati dagli agricoltori nei terreni limitrofi. Il deputato Salvo Siragusa, a nome del Movimento 5 Stelle, ha presentato tutta la documentazione che prova le cause dell'avvelenamento del fiume. È richiesto un intervento urgente attraverso iniziative di monitoraggio, valutazione ed intervento. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Bentornati in studio, adesso ci spostiamo a Catania, dove Raffaele Lombardo è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione, mentre a Palermo è al via giovedì 3 aprile la targa Florio motociclistica. E sempre a Palermo una notizia di cronaca e un iraniano ha tentato di rapire un neonato. Mentre riguardo lo sport, Anna Incerti è arrivata seconda alla maratona di Verona. Grande notizia perché questo risultato arriva dopo una gravidanza. Guardiamo i servizi. Catania. Raffaele Lombardo condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Raffaele Lombardo è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza arriva dal giudice dell'udienza preliminare di Catania, Marina Arrizza, che ha anche disposto l'invio degli atti alla procura per valutare la posizione di Mario Ciancio Sanfilippo, editore del quotidiano La Sicilia. Il giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto il reato elettorale assorbito in quello di concorso esterno nell'associazione mafiosa. Lombardo è stato assolto per il capo di imputazione relativo ai rapporti con il clan mafioso dei Cappello, ma sono stati provati i suoi contatti con Cosa Nostra. Oltre al carcere, il giudice ha inflitto anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dalla libertà vigilata per un anno. È stato invece rinviato a giudizio il fratello dell'ex presidente, Angelo Lombardo, imputato degli stessi reati. Per lui il processo col rito ordinario si aprirà il prossimo 4 giugno davanti al Tribunale di Catania. Palermo. Al via giovedì 3 aprile la targa Florio motociclistica. Partirà da Piazza Politeama la prima edizione della manifestazione di irregolarità mototuristica Targa Florio motociclistica, valida per il campionato italiano Gran Fondo FMI, che terminerà domenica 6 aprile. Una sfida giornaliera dove non conterà la velocità, ma l'essere un vero viaggiatore. La resistenza alla guida sarà un elemento importante. Le tappe sono di circa 300 km al giorno. La media oraria da mantenere è quella classica delle gare di irregolarità. Saranno effettuati controlli a timbro in maniera da far rispettare ai partecipanti le regole del percorso. Gli itinerari prevedono percorrenze su strade asfaltate che vanno dal mare alla montagna, nei paesaggi tipici della Sicilia. Il percorso sarà comunicato la sera prima di ogni tappa. Vari sono i premi di classe, con quello più ambito, la targa Florio motociclistica 2014, che sarà assegnata al pilota più attento nel passare attraverso le strade indicate e rispettando i tempi di percorrenza con maggiore puntualità tra gli altri concorrenti. Palermo. Il fidanzato la lascia, lei tenta il suicidio.
Una ragazza di 22 anni ha tentato il suicidio dopo essere stata lasciata dal fidanzato. Fortunatamente, grazie agli SMS, è stata rintracciata nella stazione di Tommaso Natale a Palermo. La ragazza era in possesso di un coltello. Subito dopo essere fuggita di casa, aveva scritto un SMS alla mamma spiegando le ragioni del gesto. La madre ha subito chiamato la polizia per rintracciare la figlia. La ragazza, dopo essere stata localizzata dagli agenti, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata all'ospedale Cervello. Sport. Bagheria. Anna Incerti seconda alla Maratona di Verona. L'atleta bagherese Anna Incerti ha ottenuto il secondo posto alla Giulietta Romea Half Marathon a Verona, con il tempo di 1 ora, 10 minuti e 10 secondi, a soli 20 secondi da Valeria Straneo. Per la Incerti si tratta di un risultato strabiliante perché è arrivato dopo 2 anni di stop dovuti alla gravidanza dalla quale è nata la piccola Martina. La Incerti ultimamente si era allenata in altura, in Sudafrica. Il prossimo impegno sarà il 29 marzo per i mondiali di Copenaghen. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben rientrati in studio dopo questo secondo stacco pubblicitario. Adesso una notizia di cronaca molto importante arrivata nel fine settimana e che ha raggiunto livelli alti di notiziabilità anche a livello nazionale è quella che riguarda Bagheria, poiché vi è stato un orrore al cimitero, ma guarderemo bene nei servizi. Abbiamo anche una notizia riguardante venerdì, quello che è successo al supercinema di Bagheria per ricordare Mimmo Pintacuda, alla quale ha partecipato e ha dato delle sue riflessioni Giuseppe Tornatore. Mentre sempre a Bagheria, proprio ieri, vi sono stati dei lanci artistici di monete comuni per un numero complessivo di 2.800 monete. Mentre riguardo lo sport, il Palermo avanti contro lo Spezia e vedremo cosa ha preparato la nostra Federica Mansueto. Ma adesso guardiamo i servizi. Bagheria, orrore al cimitero. È stata sottoposta a sequestro un'area del cimitero di Bagheria a seguito del ritrovamento da parte dei carabinieri di resti umani e centinaia di bare accatastate tra il muro perimetrale e alcune cappelle private. Nella zona in questione sarebbero state scoperte dai militari le braccia ancora fumanti che nella notte avrebbero incendiato anche resti umani e ossa. Sarebbero state rinvenute anche parti non ancora decomposte di resti umani ed effetti personali integri. Le forze dell'ordine procedono contro 3 dipendenti per vilipendio, soppressione di cadaveri, danneggiamento seguito da incendio e gestione incontrollata di rifiuti speciali. Le indagini passano dalla Procura di Termini Imerese alla DDA di Palermo. Il passaggio di testimone nasce dal fatto che gli inquirenti starebbero privilegiando la pista delle infiltrazioni mafiose all'interno del cimitero. Intanto il responsabile della gestione, Paolo Aiello, è stato rimosso dall'incarico. Bagheria. Ieri il ricordo di Mimmo Pintacuda. Ieri sera al Supercinema, serata incentrata sul ricordo di Mimmo Pintacuda, scomparso 2 mesi fa. È stato proiettato un documentario realizzato dal figlio Paolo. Francesco Maria Martorana ha eseguito un pezzo della colonna sonora del film Il Gatto Pardo.
Erano presenti il regista Giuseppe Tornatore, molto legato a Pintacuda, i figli, l'ex sindaco Biagio Sciortino, l'attuale sindaco Vincenzo Lomeo, tanti amici e parte della cittadinanza bagherese. Queste sono le parole di un commosso Giuseppe Tornatore. Mimmo è stato il mio maestro, mi ha insegnato i trucchi della fotografia, che poi mi sono serviti per il lavoro del regista cinematografico. Invece è questo quello che afferma il figlio Paolo Pintacuda con una voce più che commossa. Lo incontro ogni giorno nelle foto, lui sopravvive grazie alle sue immagini. Bagheria, lanci artistici di monete comuni. Oggi pomeriggio, alle 18.30, dal balcone del municipio di Bagheria, l'artista Gaspare Richichi, 29 anni, lancerà in strada 2.800 monete da 10 a 50 centesimi di euro. Il denaro non serve, ho avuto una visione, ho visto una città devastata in cui la mafia giocava con politici corrotti, afferma l'artista. Spiega che ha orientato il suo lavoro sull'utilizzo dei soldi nella nostra società in rapporto anche alla crisi economica. Per il curatore dell'iniziativa Vincenzo Profeta si tratta di un'idea divertente e geniale. In un periodo come questo, dove le banche tassano i nostri conti e lo Stato intacca sempre di più i nostri patrimoni privati, Richichi opera una cessione pubblica di reddito. Sottolinea il gallerista Adalberto Catanzaro. Sto lavorando per creare delle forti connessioni tra istituzioni e arte contemporanea. Un evento di questo tipo può realizzare qualcosa che porti in luce Bagheria, distaccandola dai soliti fatti di mafia e criminalità organizzata. Sport. Palermo. Sfida con lo Spezia. Peppe Iachini deve affrontare il problema delle assenze. Tantissime le indisponibilità tra cartellini rossi e infortuni mancheranno pedine importanti, come Maresca e Lazar, squalificati durante il match a Cesena. Ancora problemi fisici per Belotti che non recupera. Morganelli invece si è sottoposto ad intervento chirurgico per le riduzioni delle fratture riportate. Sarà Capitan Barreto a guidare il centrocampo. In attacco ballottaggio tra Dybala, Hernandez e Lafferty. Siamo giunti al termine di questo riassunto di quelli che sono i servizi più importanti della settimana con il solito ormai VG8 7 giorni. Vi ringrazio per la preferenza e vi ricordo che potete interagire con noi con la pagina Facebook VG8 Informazione. Ci potete guardare in streaming con il sito www.canale8.tk o attraverso il canale YouTube Canale 8 Palermo. Adesso, augurandovi una buona domenica, vi lascio al meteo e alla prossima settimana. Questo programma è stato offerto da Una felice giornata a tutti gli italiani che guardano il meteo.it, previsioni per lunedì 24 febbraio 2014 e una nuova settimana che inizia per noi. Fantastica giornata, lo possiamo dire, è piena di sole su gran parte delle nostre regioni, clima piacevole, deboli venti settentrionali e cielo limpido. Vediamo che cosa ci dice il nostro dettaglio grafico. Al nord cieli limpidi di un azzurro intenso su tutte le regioni. Ecco, questo magari non si vede proprio tantissimo dalla nostra grafica, ma sarà davvero una bellissima giornata per noi del nord. Qualche nube avanza dai settori occidentali nel corso del pomeriggio, ma senza arrecare alcun disturbo. Guardiamo le regioni centrali, anche loro vedete dominate da un cielo sereno ovunque e con qualche nube sparsa solamente nel pomeriggio. Clima davvero piacevole anche in questo caso. Anche nelle regioni meridionali possiamo notare come il tempo sia molto buono, il cielo si presenterà praticamente sereno o poco nuvoloso, da segnalare solamente qualche nube in più sul Gargano e associata delle piogge, ma migliorerà nel corso del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni nevose sulle nostre montagne. I venti soffiano tutti debolmente e dai quadranti settentrionali in Adriatico. Diamo un'occhiata anche alle temperature. A questo punto minime con 0,3 gradi al nord, 2,7 gradi al centro e 3,8 gradi al sud. Di giorno prevediamo invece 10-13 gradi al nord, vedete fino a 16 gradi al centro e 14-18 gradi al sud. Bene, l'aggiornamento finisce qui per il momento. Più di un milione di mi piace sulla nostra pagina Facebook e il contatore
non vuole fermarsi. Aiutaci a raggiungere questo obiettivo anche su Twitter e Google Plus. Diventa nostro fan, ilmeteo.it, dove la meteo è a portata di tutti.